tutti. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite Dario Franceschini col suo nuovo libro Da Capo, a 4 anni di distanza da Follia Improvvisa di Ignazio Rando, edito Bonpiani. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare Bonpiani per aver organizzato con noi questo incontro. Insieme a lui due relatori di eccezione, Dario Vignardi e Roberto Vecchioni. Lascio il palco a loro, grazie a tutti. No, all'inizio perché è un continuo, c'è una continuità fra la canzone e questo libro di Dario, perché è l'introduzione. Cioè, comincia con una frase di Andrea, quindi c'è sicuramente un tema che mi sta molto a cuore, come mi sta a cuore da... Continuerai a farti scegliere e finalmente sceglierai che avevano a chiederti del nostro amore di Andrea, ed è veramente il fulcro centrale di questo romanzo. E Dario ha già scritto dei romanzi che ho trovato belli, intensi, piacevoli anche alla lettura, però questo romanzo è un po' più, io l'ho già detto personalmente, almeno a fare il mio, è un romanzo che non ha soltanto cenni, squarci, immagini autobiografiche buttate quella, incomincia a essere un po' più vasto come significati, come movimento, perché è un romanzo sulla vita e sul valore della vita, un romanzo su come riusciamo a dimenticarci tutti, perché lui parla per sé, anzi non parla nemmeno per sé, parla per il personaggio principale del romanzo, che è un notaio, figlio di un notaio, quindi è andato a scegliere una professione molto istituzionale, di quelle che non è che abbiano squarci e lampi di chissà quali fantasie. Uno si immagina sempre un notaio, che poi non è vero, come un personaggio che ha una vita stretta fra due mura, deve andare sempre dritto in quella maniera, ed è un po' la vita di tutti noi. È la vita di tutti noi, siamo costretti da orari, da consuetudini, da abitudini a ripetere le stesse azioni continuamente come in un rito, però è un rito non sacrale, è un rito diventato profano, non c'è niente di sacro in quello che facciamo tutti i giorni, è un continuo di azioni che purtroppo sono le stesse, e siamo così abituati a queste azioni che addirittura gli diamo un'importanza, una credibilità, ci illudiamo che abbiano un'importanza, a meno che non capiti una scintilla, deve essere una scintilla rivoluzionaria, qualche cosa di particolarmente forte che lui ha trovato, questo qualcosa di forte, che ti riconduca all'essere vero, cioè alla tua realtà vera, cioè quella di essere un uomo con valori dimenticati, o forse soltanto sopiti ma pronti a uscire di nuovo all'aperto a questo accenno di rivoluzione che mi capita nella vita. Ecco, la strutturazione di questo romanzo, bellissimo titolo, Da Capo, quando beghino, da capo, si comincia da capo, c'è un momento nell'esistenza che taglia due tempi, un tempo che risulta da quel momento inutile, assolutamente piatto, probabilmente che si poteva consumare tutto in un altro modo e che è stato consumato e sprecato, e un tempo invece che comincia da quel momento che si immagina finalmente un tempo vero, un tempo da età dell'oro, un tempo da piacere di vivere, da gusto e voglia di vivere. Questa differenza di tempo è sottolineata da due treni, un treno preso per andare a Ferrara è un treno preso per tornare da Ferrara. Il treno che va a Ferrara all'inizio del libro è un treno in cui il personaggio principale, attenzione perché questo capita a tutti, cerca uno scompartimento in cui non gli rompere i coglioni. È fondamentale, cioè io non vado in uno scompartimento dove per forza devo parlare con qualcuno di improvvisamente, quando il treno tu cominci a discutere con qualcuno di cose che non ti interessano per niente, non te ne frega nulla, però nel tempo del treno sono importantissime, sono la vita, poi scendi dal treno e ti dimentichi tutto, perché devo fare sta storia con della gente che non conosco, e allora andiamo a ficcarci in uno scompartimento dove
nessuno mi porta le scarpe. Questo è il primo treno, ed è il treno dell'antefatto, è il treno del momento prima, antefatto che non vi ho manco detto, forse non vi dirò neppure, perché il romanzo è così bello che bisognerebbe leggerlo senza avere nessuna anticipazione. E poi c'è un secondo treno, dopo la rivelazione, perché qui si tratta di una rivelazione, a un certo punto della vita di questo notaio, di questo Jacopo della Libera, arriva una rivelazione. Questo secondo treno è il contrario. In quel momento Jacopo va a cercare la gente, entra proprio in uno scompartimento dove ci sono le persone, a parlare anche di cose minime, anche cose inutili, e lo farà in questo treno come lo farà nei giorni, nella vita, con persone che magari non ha mai conosciuto e che conoscendole gli sembrano ormai come se le conoscesse da anni, perché quello che c'è nelle persone che noi affatichiamo nella nostra vita profana, comune, continuata sempre con le stesse azioni, quello che c'è nelle persone da scoprire è quello che ci dà, quando non conosciamo ancora questo modo di vivere, quello che ci dà fastidio perché intacca la nostra tranquillità, la nostra serenità, la nostra non confidenza, il nostro non voler essere messi in mezzo a problemi di altri, a problemi che non vogliamo nemmeno supporre, nemmeno immaginare. E invece la gente non, a conoscerla non crea questi problemi, non ti pone queste, non ti mette queste maledizioni addosso. La gente è tale quale a te. Scopri nella gente sotto la superficie, e nella gente, nella fattispecie, questa gente è gente di Ferrara, non solo, ma è gente molto umile e modesta di Ferrara. Non parla Dario di ceti elevati o di altro, parla di gente comune. È tanto comune che la maggior parte di queste persone sono puttane. Attenzione, non escort, puttane, cioè è un'altra, è molto più nobile come situazione. E sicuramente al tempo in cui parla, appena dopo la guerra, al tempo in cui parla Dario, è un modo romantico di vedere la prostituta, la puttana, con tutte le sue dolcezze, tenerezze da donna sopraffatta, da eventi, però con una grande nobiltà. Tutte queste donne hanno una grande nobiltà. E con le puttane, i ladri, con i ladri, personaggi anche poco credibili, personaggi che iniziano discorsi che da donne a Ferrara questo è normale, perché a Ferrara qualcuno conoscerà Ferrara, le persone hanno nomi incomprensibili, chissà come vengono permedonte, nomi così che i ferraresi quasi si divertono a dare questi nomi alle persone. Roberto, i miei sono tutti presi dalla lingua per dire che si buttano, si gettano in queste rivoluzioni. E il centro del trasformare la propria vita, del cambiare la propria vita, del liberare la propria vita, perché è una liberazione, si tratta, e quindi di imparare la città, perché lui impara, non l'avevamo imparato in Italia prima. È proprio questo scoprire che c'è gente, ci sono persone che non mostrano superfici diverse da quelle belle interne, che sono come sono, che hanno, sono patenti, lampanti, chiare come il libro aperto. È una pulizia di gente, è una bellezza di gente. Ci sono personaggi come un venditore di un negozio di varie cose, per cui antiquariato, uno straordinario personaggio, probabilmente lui l'ha conosciuto veramente, che ogni volta che vende qualcosa piange, perché non vorrebbe vendere niente, e però deve venderlo perché effettivamente è il suo mestiere, però piange quando pagano i soldi per le cose che lascia, che dà. C'è un personaggio che si inventa addirittura nella sua fantasia, perché questo è un romanzo dove la nuova vita, la nuova realtà è costellata di un sacco di finzioni che sono belle come la realtà. Un personaggio che si inventa un'inondazione di Ferrara che non è mai esistita. Io quando ho letto il libro, leggevo il libro e dicevo, ma questa mi è sfuggita, mi ricordavo che fosse stata un'inondazione a Ferrara. E questo vecchietto racconta l'inondazione di Ferrara con particolari, con i bambini affacciati alle finestre, col divertimento degli altri bambini che andavano in barca come a Venezia.
e quindi uno sforzo di fantasia terrorissima, ma poi alla fine la ragazza che sta con Jacopo, che è una prostituta, gli dice, è tutto inventato, tutto falso. Ci sono persone che sulle loro tombe, e qui un'altra citazione di Andrea, direi da Spurrida, cioè da Denaro non amore di Arcello, sulle loro tombe mettono la loro professione, ladro. Addirittura la nonna putativa della ragazza protagonista di Mila ha messo sulla sua tomba puttana, che è una sintesi di quello che succedeva nelle poesie di Masters, dove ognuno raccontava veramente la propria vita su queste tombe. Ci sono quindi una verità assoluta di queste, nessuno si offende o si denigra a dire veramente cos'è la propria vita. E allora cos'è questo percorso, questo giro? Non voglio parlare troppo tempo, io sto dicendo le emozioni che ho provato, non voglio raccontare di me, se lo vuole fare lo farà la dama. Che cos'è questo percorso? Un percorso di educazione alla vita, non è solo un'educazione, è un imparare la vita. La vita delle prime 20 pagine, 30 pagine, è la nostra, non esiste, non c'è. È una vita di convenzione, non dico brutta o altro, è una vita che tutti facciamo, ma che non ti crea soddisfazioni, non ti dà la spinta, non ti dà il quid per andare avanti. Improvvisamente, questo lo si può dire perché lo dicono tutti i giornali e tutte le recensioni, improvvisamente tutto parte dal fatto che il papà, sporto, il papà di Jacopo, notaio anche lui, che sembrava una persona grigia, inutile per tutta l'esistenza, rivela al figlio un punto di morte che lui ha 52 figli. 52. E gli chiede, dandogli un quadernetto nero, gli chiede di andare a trovare tutti questi figli e le madri, perché appunto nel momento della sua morte vorrà dividere l'eredità per tutti questi 52 figli. È un incipit straordinario perché si presta a moltissime considerazioni. Innanzitutto, prima di tutto, tutti e 52 a Ferrara e con 52 puttane diverse, perché ha fatto figli con puttane, non con persone con altre professioni, proprio puttane, espressivamente puttane. E quindi è già originalissima questa situazione, un po' osè per Franceschini, devo dire, si colloca tra Vatel e qualche altro scrittore, un po' osè. Ci sono anche delle scene un po' osè nel libro, qualche bella scopata c'è, cioè, scritta, no, ti sei lasciato un po' andare, ma state bene con gusto. E, però questo incipit è straordinario, perché uno si dice, il protagonista si chiede subito, ma perché ha fatto questa cosa? Perché il padre ha aggiunto, e questo è importante, ha spiegato, ma in un modo un po' strano, io l'ho fatto per dare la vita. Questa è una cosa strana, perché per dare la vita? Lo scoprirà Jacopo nel romanzo. Cosa significa questo per dare la vita? Lo scoprirà per gli altri e per sé che cosa significa dare la vita. Lui che aveva già giudicato malissimo tuo padre, ma come uno che scappa via di casa, lascia la mamma, va a fare 52 vite diverse e poi promette i soldi a tutti. Sembra un assurdo questa situazione, e questa situazione che sembra assurda si dipana lentamente, e direi che il libro è Dario è veramente molto bravo nel rendere credibile una situazione sinceramente incredibile, renderla credibile pagina per pagina, fino ad arrivare alle ultime pagine di cui proprio non si può raccontare niente, perché c'è veramente un finale sorprendente, molto sorprendente. Ci sarà un prefinale molto sorprendente, e poi c'è un finale sorprendente. Quindi lui, suo padre l'ha fatto per dare la vita, lui non sta vivendo perché ha una vita triste, nera e grigia, anche il suo rapporto con sua moglie è orribile, brutto, non rapporto, non nemmeno orribile, è nullo, non esiste, non si vedono, non si capiscono, non si amano, non si conoscono. Lui considera sua moglie una specie di pianta decorativa, non la considera nemmeno più come una donna,
e anche qui, sorpresa delle sorprese, questa pianta decorativa darà dimostrazione, le pagine che vedremo dopo, di essere altro che decorativa, di essere completamente diversa da come l'aveva immaginata lui. Una persona lì pronta a un segnale, solo un segnale per ridarsi alla vita, la vita che non esisteva in questa famiglia e che questo scippo al decoro del padre, non del vecchio, ha invece restituisce a tutti, perché è una catena. Come si salva Jacopo? Improvvisamente sente dentro di sé il bisogno di salvare altre persone, di salvare altre vite, nel senso di dare un senso ad altre vite, o di scoprire un senso ad altre vite. E tra queste c'è un personaggio prototipo bello, molto bello, e anche qui sorprendente, non stiamo nemmeno a dire come verrà a scoprire delle bellissime, strane, bellissime cose del suo amore di lui, e come riuscirà con un effetto da cinematografico a rinunciare, ecco il titolo da capo, a rinunciare con uno scoppio metaforico, diciamo così, a rinunciare a tutto quello che c'era prima per ricominciare da capo un'esistenza. E un'altra cosa che devo dire che è emozionante, bella, è che questo libro finisce bene per tutti. Oh, finalmente, mi dà una grande speranza, perché non c'è, nonostante le dubbi, le insicurezze, le tristezze che esistono nella narrazione, non esiste nessun finale di nessun personaggio che sia perdente. Tutti in qualche modo vincono alla fine. Vincono perché arrivano alla vita. Ed era il segreto che si era nascosto il vecchio notaio, che teneva nascosto il vecchio notaio, insieme ad altri segreti che erano rivelati nel libro, perché è un libro di segreti questo, e che darà la possibilità di passaporto a tutti per uscire da questo paese di mediocrità ed entrare in un paese vero, non finto, non fittizio, non fantastico, non casuale, che uno dice, uno sogna ed è a posto. No, in realtà si passa da una realtà nera a un'altra realtà vera. Quindi è un passaggio di realtà, non da una realtà alla fantasia. Tutti quanti riacquistano una realtà che volevano da sempre, non riuscivano a ottenere. Tutti quanti trovano una libertà straordinaria alla loro vita. E di questo devo ringraziare Dario. Non ho trovato un'altra ultima cosa che voglio dire. Uno dei primi romanzi che leggo dove non ho trovato nessuna cosa che somiglia a un altro romanzo. Questo romanzo è veramente originalissimo. Non c'è nulla che possa dirmi a subire. Ci sono delle citazioni, certo, bellissime citazioni, da Andrè cita, ci sono citazioni da Filippo, lui cita, se ne accorgo, se ne accorgo, ha citato anche Leonido del Cucco, questo spazzino che grosso che sono venute, ha citato anche quando si alzano le ragazze da cui fuggenze. Sono quindi grande emozione, citando, ha voluto citare, quindi ha detto anche che ha citato una cosa mia, non so che cosa ha citato, non l'ho trovata, però sono citazioni brevi, sono lampi dentro al libro. Quello che conta è questa festa finale, dove tutti alla loro maniera trovano la dimensione che dentro di sé cercavano da tanto tempo e che lui gli fa trovare, quindi è un debutto il nostro amico Franceschini. È un grande demonio, quello che è riuscito a mettere, a sistemare le cose tra gli uomini, una specie di piccolo creatore di felicità. Allora, vogliamo tutti sentire parlare l'autore. Io sarò molto molto breve, anche perché Roberto ha detto tutto, ha detto benissimo, non a caso. E ti avrei potuto ancora un professore, no? Sei stato. No, è una curiosità. Se ti dicono. Io sono curioso, sei stato insegnante, direi. Sono un po' preoccupato. No, sei sempre una garanzia su queste cose. La citazione qual è, dai, di Vecchione? Perché anche io non l'ho trovata. Ah,
con la voce dell'autore, perché a me queste presentazioni che si sentono, due uno viene per sentire lui, e quindi anche perché io ho deciso di leggere 3 pagine, però volevo leggere, quindi spiegaci. No, non si rivelano le, se no si toglie anche il fatto di vederlo o non vederlo. Io ho pensato questo, in fondo quando uno scrive attinge a varie fonti, attinge alla propria fantasia, alla realtà, ai racconti che ha sentito, perché non attingere anche a un quadro, una scena, un film, una canzone, una fotografia, nascondendola nella narrazione, quindi chi vuole se le trova. Io già in questi primi giorni ho trovato alcuni che hanno trovato delle, Roberto, delle cose che avevo in mente, e altre che hanno fatto situazioni fantastiche che non avevo assolutamente pensato. Penso davvero che il lettore vada lasciato libero a negare, l'autore dovrebbe, quando è finito il libro, farlo comparire, dare meno spiegazioni possibili, in modo che ogni copia che finisce in mano una persona diventi la copia di un libro diverso, quindi uno vede le facce in modo diverso, interpreta le persone in modo opposto, lo stesso finale vorrei che si leggesse in modi diversi, e quindi ho messo queste cose. Ci sono molte cose dei cantautori, perché penso che veramente Roberto lo sa, ci sono generazioni intere che hanno un debito formativo nei confronti del cantautore italiano, non soltanto per la musica, per i ricordi, ma proprio formativo dal punto di vista culturale, dal punto di vista collettivo. Ed è ora di riconoscere questo, contato magari nella formazione di ciascuno di noi, di una frase di un cantautore, parlo proprio della formazione individuale, che non magari la lettura di 5 libri, che non è più una cosa poco corretta di dirlo. Per questo ho messo la frase di André che c'è all'inizio, che continuerai a farti scegliere, finalmente sceglierai. In realtà potevo scegliere appunto dai diamanti non nasce niente, dall'età non nasce più. Però questa la trovavo straordinaria, perché è un po' il senso del libro, e soprattutto perché c'è una cosa che il suo di André poteva fare, non c'è il punto interrogativo, c'è una frase interrogativa senza il punto interrogativo. Io, siccome è interrogativa quella domanda, sono andato a vedere nelle cose che si chiamano, non c'è proprio il punto interrogativo, eppure si sente. Esatto. E quindi è davvero, vorrei che quello fosse il messaggio, unico messaggio, guardare dietro la pelle delle persone. Quindi le citazioni ci sono nascolte, ma non le ho raccontate. Sai cos'è? Che ci sono tante cose che non vanno raccontate in questo libro, perché ci sono molte invenzioni letterarie. La prima, Roberto l'ha raccontata, perché poi ne hanno scritto, ed è la stempole. Nelle prime pagine, e io anzi ve la volevo leggere, adesso vediamo com'è la acustica, se è decente leggiamo fino lì, se no interrompiamo qui. Molti in paese ritenevano che la sua malattia fosse una geniale invenzione per accrescere la sua autorità già indiscussa. In effetti, ogni persona che entrava nel parco della villa sotto l'argine, percorrendo un lungo viale, poi salendo lo scalone e infine attraversando la stanza in penombra, trovava infinito lo spazio che separava la porta dal grande letto. Allora calpestava con attenzione i tappeti persiani che coprivano le assi scricchiolanti del pavimento, poi si sedeva sulla sedia bassa davanti al comodino e aspettava che il notaio con saluto lo autorizzasse a parlare. Quando venivano il sindaco, il prelato o i direttori degli uffici periferici dello Stato a chiedergli suggerimenti e consigli, si faceva portare un terzo cuscino per stare quasi seduto come segno di garbo istituzionale. Prima di alzarsi, gli ospiti porgevano lo sguardo sul ritratto della moglie, la signora Eleonora, donna amata da tutti, mancata dopo lunghe e ingiuste sofferenze. Chiunque sapeva del legame di fedeltà che li aveva tenuti uniti. La loro famiglia, dopo la nascita di Jacopo, era diventata un modello di virtù per l'intero paese.
quando passeggiavano nella piazza la domenica mattina dopo la messa, fendevano una distesa di cappelli sollevati in segno di rispetto e ammirazione. Se l'era ben guadagnata quella stima generale, ereditata dal padre, Innocenzo Dalla Libera, il primo notaio di quel circondario agricolo, e accresciuta con decenni di professione e con una vita esemplare, la famiglia, l'educazione del figlio, il circolo, il consiglio di amministrazione della banca di piccolo credito, in città, le opere di bene, la vedovanza portata con discrezione. Ma quel mattino, guardando la luce che entrava dalle finestre, gli sembrò che tutto stesse per finire. Sentì un dolore forte lungo la schiena, forse nei polmoni, gli parve che anche il suo corpo, per una volta, anziché compiacersi del malanno, ne fosse come spaventato. Provò a tossire, si sentì più male. Raggiunse il bagno, urinò, si lavò la faccia, i denti, poi si guardò a lungo nello specchio. È venuto il momento di parlare, Ippolito, si disse a bassa voce. Tornò nel letto, si distese, suonò forte il campanello che teneva sul comodino. Passarono pochi secondi ed entrò nella stanza la Fantesca. Corinna, mi sa dire se Jacopo è uscito? Non ancora, signor notaio, è in bagno. Allora, mi faccia la cortesia di dirti di passare da me prima di andare in città. Guardò attorno a sé, aveva costruito molto nella sua vita, pensò. Sapeva tutto di ogni oggetto che stava lì, sui mobili o sotto, nello studio. Ricordava dove l'aveva comprato, con i soldi di quale pratica l'aveva pagato o chi gliel'aveva regalato. Sentì i passi lungo le scale e vide il figlio entrare nella stanza, obbediente e rispettoso, come sempre. Portava il gessato grigio scuro che gli faceva mettere i giorni delle stipule al piccolo credito. Controllò avesse la catena dell'orologio a cipolla appena visibile fuori dal taschino del panciotto, come gli aveva insegnato per mostrare eleganza e autorevolezza, senza un ostentare. In fondo era orgoglioso di lui. Era venuto al mondo molto tardi negli anni, dopo che lo avevano tanto cercato e aveva temuto di non avere più le energie per educarlo. Invece Jacopo lo aveva seguito nella professione, si era sposato con la donna che lui stesso gli aveva scelto con cura. Sì, era un po' più vecchia di suo figlio, ma era quella che gli serviva per sostituire la mamma scomparsa quando era adolescente. Eccomi, babbo, tutto bene? Non so, Jacopo, rispose. Questa volta penso di essere arrivato davvero alla fine. Mi resta poco tempo e tu devi aiutarmi a non sprecarlo. Tirò fuori una chiave dalla tasca della vestaglia, allungò al figlio e indicò la scrivania vicino alla porta. Apri il cassettino di destra. Dentro ci sono il testamento e altre carte, ma è ancora presto per leggerlo. Mentre se lo tiri completamente fuori, lontano, troverai un quaderno con la copertina nera. Lo guardò attraversare la stanza, poi armeggiare piegato sulla scrivania e infine ritornare verso il letto con lo sguardo preoccupato. Era ancora molto giovane, pensò. Siediti, disse togliendogli il quaderno dalle mani. Lo aprì delicatamente, come per evitare che cadessero dei fiori secchi conservati per anni e anni tra le pagine. E dopo un lungo silenzio mormorò: non sei il mio unico figlio. Senza alzare lo sguardo deglutì, poi continuò: qui dentro troverai scritti 52 nomi, sono i nomi dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Cosa vuol dire? Domandò Jacopo aggrottando le sopracciglia. Vedi, figliolo mio, non tutto appare. Molte cose non si vedono eppure ci sono. Io penso di essere stato un buon notaio, un buon marito, e spero lo pensi pure tu, anche un buon padre. Ma nella mia vita c'è stata un'altra parte, bella anche quella, credimi, non capisco, disse Jacopo Dalla Libera, stordito da quelle parole assurde che non avevano senso, che non voleva sentire. Il padre sfogliò in fretta il quaderno, lasciando intravedere appunti, numeri scritti con la sua piccola calligrafia. In ogni pagina troverai un nome, una data, un indirizzo, certamente ormai sbagliato, e il nome di una donna. Guardò il figlio negli occhi. 52 madri diverse. Tossì. 52 tuttane, Jacopo, donne libere e meravigliose. Loro
avevano bisogno di denaro per vivere e io di loro per fare la vita. Chiuse il quaderno e si fermò a guardare la copertina nera con un piccolo rettangolo bianco al centro. Ti prego, trovali e portameli qui. Sono tutti figli miei. Con un inizio così poi è impossibile smettere di leggere, perché ma come ti viene in mente? Non è autobiografica questa parte, non so, avevo questa immagine di questo uomo, il notaio, naturalmente una professione che dà tutto il senso dell'ordine, della serietà, del rispetto delle regole, invece l'uomo poi aveva un'altra vita, quindi non sapevo assolutamente cosa sarebbe successo dopo la prima di questo fatto di però. Con Roberto abbiamo già avuto modo di parlare e sono curioso di saperlo anche da te. Ci sono sicuramente modi diversi di scrivere. Roberto mi ha raccontato più volte che quando lui si mette a scrivere il romanzo sa già tutto, sa già la trama, i personaggi, cosa succede, e quando si mette davanti al foglio come un fiume naturalmente scrive tutto di seguito. Per me è esattamente l'opposto, io avevo questa immagine, ho scritto questo capitolo che finiva così e poi non sapevo cosa succedeva, quindi la narrazione viene man mano e davvero i personaggi ti sfuggono di mano e dopo un po' comandano loro, decidono, si rifiutano, se tu vuoi scrivere una cosa trovano il modo di fartela scrivere male finché cambi il loro destino e se ne riappropriano. Quindi l'idea era questa, era semplicemente questa immagine, l'uomo di 52 figli avuti da 52 madri diverse e poi il figlio che andava a cercare queste, aveva il compito di andare a cercare i fratellastri e le sorellastre, poi tutti i resti è venuto scrivere. Tu sai che questo modo di scrivere, anch'io scrivo così, io so dove inizio ma non so dove vado, a differenza del professore, e tu sai che è un modo di scrivere psicanalitico, no, è così, mi sono documentata perché si fa un lavoro su se stessi, perché poi il tuo inconscio che ti fa che ti dà vita ai personaggi, fai scrivere i dialoghi, quindi non insisterò, cioè se fossi ma le invece di barbari che ti puoi immaginare cosa non ti potrei chiedere qua sull'uomo finita per no tempo. No ma non lo farò però capite che c'è un uomo tutto un po' insomma ingessato che tramite un legame con la prostituta scopre la libertà, la felicità e la gioia, quindi se ne potremmo fare molti scherzi e giocare molto, no, non lo farò, però un po' sì, perché è vero come diceva Roberto che c'è molto sesso, ma non solo nelle scene, che poi non sono molte, ma nell'idea dell'eros liberatorio, dell'eros come gioia, dell'eros positivo. E allora cioè, non si può, lui prima ha detto non è escort ma puttane, allora va pensiero a bocca di rose ovviamente, quindi è quasi un risarcire la povera bocca di rosa di quella sua nobiltà, visto che insomma, è un po' andata persa, però non si può non chiederti perché e se hai anche tu quest'idea dell'eros come una cosa completamente gioiosa e libera. Io come dire, sfuggo l'idea che capisco che uno semina per tutti di sé in tutte le cose che scrive. Però davvero l'aspetto autobiografico è ricercato solo perché il personaggio, l'autore è conosciuto per altre cose, se no non ci sarebbe questa... insomma, io penso che se un autore scrive molto bene di un omicidio, non è che ha distinto omicidio dentro, è molto bravo a raccontare l'omicidio, o un serial killer, o uno stupratore, dice, beh, allora hai dentro di te un istinto. No, violento, penso che sia così, semmai raccontare, e questo consente davvero scrivere, cioè la fortuna dello scrivere è che puoi, come dire, mettere dentro altre vite, dentro andare in altri luoghi, in altri tempi, cioè è l'atto massimo di libertà, perché poi lo crei, e quindi è questo, insomma. Poi devo dire, le puttane del romanzo sono pezzi di un'umanità,
ci sono solo loro, naturalmente adesso c'è la cronaca spinge un po' ad avere più interesse per questa professione che per altre, però davvero sono in mezzo a ladri, in mezzo a povera gente. 52, non erano tanti, perché? No, nell'arco di una vita. Nell'arco di una vita ho letto recentemente, non vorrei fare la fine di uno scrittore molto più famoso, ma insomma ho letto che Mohammed Bin Laden aveva 54 figli da 20 madri diverse, quindi è possibile, tecnicamente è possibile, se uno decide di farlo, perché il protagonista decide di farlo, nella vita puoi farlo. Non dico che non si possa farlo, mi chiedevo se non erano tante a Ferrara, 52 che esercitavano la professione, io li conosco, è ingenua questa domanda. Non credo proprio. No, perché io le conosco quelle vie di Ferrara, Elisabetta, via delle Volte, via Tagliata, sono delle piccole vie, cioè 52 che sono tante. Infatti il racconto, non è che sono rimaste tutte lì, una volta giravano, ruotavano, cambiavano città, e quindi lui infatti le cerca, perché dice alcune sono rimaste vicino a Ferrara, altre sono andate in giro, perché poi insomma, sia quando c'erano gli casini che successivamente ruotavano, come è noto, e quindi lui dopo le infatti, molte nel quaderno e nelle ricerche che poi vengono fatte anche non svegliamo, sono in giro per l'Italia, quindi le varie quindi penso che tecnicamente è assolutamente possibile. Al di là dell'autobiografia non ce ne interessa niente, però ci interessa sapere come scrivi. Hai già raccontato che tu inizi e non sai bene dove vai, e poi cosa succede? Regolarmente da anni un romanzo che comincia da Antonio, aveva sempre desiderato la faccia di Antonio. Non so né chi è Antonio né cosa farà, però è il vice di Antonio. C'è una cosa che è bella, che mi è fatta venire in mente, che le puttane dicono, e lui riesce a rendere coerente questa cosa, questa situazione, perché non è coerente, lui era felice, perché a differenza di molti che arrivano, hanno un rapporto, magari hanno anche un figlio, scappano, non so quanto bene, invece lui no, ma che lui per il ponte mantiene la premessa, ma promette a tutto, a parte che le mantiene, promette a tutto e quindi la realizza. E quindi i ragazzini, pur non avendo trovato la mano di cinema, pensiamo che siamo in un'altra parte, hanno le ragioni, cioè abbiamo comunque un padre, non so cos'è sta parte. Lui riesce a dare anche nell'incredibilità un po' di credibilità per soddisfazione, che è la pace, si è cacciato in un ginepraio. Allora, non hai voluto rispondere alla domanda sulla gioia e l'eros, però no, sai perché ci dobbiamo tornare? Perché per una donna è abbastanza inevitabile leggere questo libro e fare un pensiero sulla felicità di Mila. C'è la sua allegria, la sua contentezza, insomma tutta questa contentezza nel fare la prostituta, non so, Daria, dimmi tu, mi sembra un po' idealizzata. No, in quanto donna che conosco in prima fila, Paola, dimmi voi. Ecco, io qui volevo arrivare, allora, però essendo su. Chiediamo però all'autore un pensiero su questo personaggio. Allora, non è politicamente scorretto questo pensiero. Non è politicamente scorretto, penso che bisognerebbe chiederlo a Mila, non a me. Io non posso, io l'ho raccontata, non sono proprietario del. Ma insomma, tu ti vivi totalmente come un medium quando scrivi, no? Più o meno. E non, a me non pare che sia proprio soddisfatta, è finita lì. È una persona che vede tutto positivo e quindi vede positivo anche quello, non è detto che sia stata spinta lì dalla gente della vita, dalla povertà, però nel vedere tutto positivo vede positivo anche perché ovviamente non può essere vissuto come positivo almeno dal direttore protagonista, cioè,
questo nella vita, però nel romanzo ti smentisci, perché sembra proprio che lei cioè, hanno cercato di tutto per non fargli fare quel mestiere, gli hanno fatto fare l'operaio, la parrucchiera, la cosa, eccetera. Invece lei no, doveva fare. No, lei vede e lo dice, si vede che è il mio destino. Quindi vedi, già qui abbiamo due modi diversi di leggere. È per questo che l'autore non dovrebbe dire come la vede lui, perché condiziona i lettori. Condiziona. Se no Ragione d'Aria, tutta questa contentezza non si spiegherebbe. Immagino che ti faccia piacere, non fa piacere a tutti gli autori che ognuno veda quello che vuole vedere in quello che scrive, perché certo. Non so, il bello poi delle presentazioni che sono tutte diverse, perché esce sempre qualcosa. Per esempio, io non l'ho mai messo nel libro che ho fatto un anno, anche qui non c'è l'anno. Cerco di descrivere, più come ho ceduto la molestia, diciamo, verso le 10 ho messo il nome della città, nel secondo romanzo non c'era nemmeno, era Ferrara, non era mai nominata, perché mi pare che il lettore debba essere lasciato il più libero possibile, anche di sbagliare. Qui siamo a Milano, io ricordo uno dei libri che mi sono piaciuti di più, c'ho scritto una tesina, era non ricordo neanche se erano le medie o le superiori, su Orfè in Paradiso, che è un libro bellissimo di Luigi Santucci. Ho scritto questo saggio, poi lo saggio 10 pagine insomma per l'esame, poi l'ho mandato a Santucci che mi ha detto ho apprezzato molto, mi ha risposto alla bellissima lettera, poi l'ho anche conosciuto e mi ha scritto però guardi che alla fine il protagonista non si suicida, perché lui andava sul Duomo di Milano e poi dopo a un certo punto nel romanzo usciva, si sentiva il suono di una sirena, un'ambulanza, quindi ho interpretato il suono dell'ambulanza che si era suicidato, lui non si suicida e ci sono rimasto malissimo, come ti permetti, come si permette di rovinarmi, quindi insomma penso davvero che sia così, quindi cerco di sottrarmi non per essere politico ancora, ma perché penso che proprio sia, si condiziona più che a raccontare gli episodi. Senti, qua ci saranno alcuni tuoi lettori, alcuni tuoi amici e alcune persone che sono anche curiose di sapere perché il politico Dario Franceschini scrive. Ma io ho scritto sempre più o meno nella vita, poi man mano che insomma mi è capitato nella politica di diventare più conosciuto, diciamo così. Io mi sono convinto che era come dire, inconciliabile, sono tuttora convinto, il ruolo di politico col ruolo di scrittore, nel senso che ai lettori dà fastidio l'idea del politico perché c'è sempre che scrive romanzi, perché c'è sempre l'idea che lo faccia per altri film, per farci pubblicità, poi glielo scrivo un ghostwriter. E al elettore dà fastidio terribilmente un politico che perde tempo a scrivere i problemi di un paese, quindi si conciliano davvero poco le due cose, quindi ho esitato e poi l'ho mandata Elisabetta, che ringrazio sempre perché insomma la quale mi ha raccontato dopo che quando l'ha ricevuta ha avuto una specie di brivido pensando come faccio a dirgli di no, cioè l'imbarazzo di dirgli di no, e invece poi ha pubblicato e lì ho capito che avendo una vita solo le due cose vanno a fare, uno se ne deve fregare della conciliabilità o meno, non si possono fare di una cosa una vita l'altra, quindi non le fanno le due. E tu quando lavori o viaggi o hai lo sguardo dello scrittore, cioè vivi delle situazioni, tra l'altro appunto credo che in Parlamento di paradossali ne vivi parecchio, cioè le guardi, perché lo scrittore è un malato, cioè vive tutte le cose, immagina subito come le scriverà, cioè tutto quello che gli succede lo usa per quello che sta scrivendo. Tu sei uno scrittore che fa il politico? Dai, qui stiamo parlando di essere veramente se stessi, quindi dici la verità. Mi piacerebbe tanto, ma temo di essere un politico che scrive. Mi piacerebbe molto essere uno scrittore che fa politica, ma ci vuole molto tempo. Io davvero, come dire, la traccia per raccontare una cosa la si trova nella vita quotidiana. E qui sono mescolate le cose. Poi insomma la mia terra è davvero una terra in cui il prodigioso e il normale sono mescolati. E sia negli altri romanzi che in questo, su cui racconto una cosa, le cose che sembrano più frutto della fantasia sono quelle invece che io mi hanno raccontato, che ho visto, perché è tutto mescolato. E a proposito di questo, come qualcuno ha parlato, sono fatto addosso dall'emozione, insomma, di realismo magico, io ho sempre pensato che quando leggevo Marx, il realismo magico sudamericano,
e c'erano delle cose che assomigliavano a quelle della mia terra, in cui si mescolano questi racconti, non si sa cosa hai inventato, cosa è vero, tutto è la tua, quindi non lo sai bene. E, però non avevo mai trovato il collegamento. Adesso è uscito questo splendido volume di biografia di García Márquez, frutto di anni e anni di lavoro, e ho fatto un salto sulla sedia quando ho visto che Marx del 57-58 è venuto a Roma perché voleva conoscere Cesare Zavattini, voleva conoscerlo personalmente, ed è andato sui set, ha conosciuto anche il giovane Fellini, insomma, e da lì ha cominciato a scrivere i lavori. Quindi insomma c'è un pezzo di realismo magico che ha le radici nella pianura padana, nelle sue stradezze. Ieri ho fatto la presentazione per giornalisti in una bottiglieria di Roma e alla fine l'attore, che lui ha letto le due pagine che ci sono nel romanzo in cui i due protagonisti mangiano la salama da sugo, e poi abbiamo anche offerto salama da sugo, non sapendolo tutti i giornalisti, quasi tutti i romani si sono mangiati una porzione di salama da sugo alle 5 di pomeriggio di maggio e non ho più avuto loro notizie. Questa è la giornata. Nella lettura c'è un episodio che sembra davvero inventato, che è assolutamente vero, cioè di un certo Augusto Mantovani, è vero anche il nome, che ieri è venuto a posta il nipote, che aveva perso conoscenza indietro negli anni, quindi i medici non erano in grado di capire se era in coma o non in coma, se era privo di conoscenza, non riuscivano a capirlo, e la moglie ha detto: ci penso io. Si è avvicinata all'orecchio del marito e gli ha detto, per Arese, lo dico in italiano, Gusto, cioè per il vettivo di Gustavo, ci hanno portato una salamina. E lui ha aperto gli occhi e ha detto: tienla da parte, tienla da banda, e dopo 2 ore è morto. Sì, è una cosa straordinaria, sembra veramente inventata. Prova e poi chiudiamo, non so se a te piace, qualcuno chieda qualcosa, se vuole o meno. L'ultima cosa che ti chiedo, perché hai accennato, e io sono convinta che conti moltissimo, soprattutto in come scrivi tu, conta moltissimo, ma non il luogo, perché tu sei una città d'origine, conta un po' la pazzia ferrarese, che se però non sei di lì non sai cos'è. Prova a spiegarmela, di cosa è fatta. La pazzia ferrarese è fatta proprio di questo, insomma, una vita sostanzialmente in pianura, quindi una vita che non ha mai degli grandi scatti. È anche una città che vive molto tranquilla, in cui tutti si accontentano. Un'altra cosa che ho messo nel romanzo è un po' una metafora, ma è realtà assoluta. I ferraresi vanno in bicicletta alla velocità minima indispensabile per restare in equilibrio, cioè non è che vanno forte. Se vedi uno andare forte in bicicletta, pensi che c'è qualche cosa che non funziona. Vanno in bicicletta proprio, se no cadi. E tant'è vero, anche questo, c'è stato il vice sindaco Ferraresi, che però era di Parma, primario all'ospedale, che faceva una parte della mattina in ospedale, in comune, e poi andava in ospedale. Essendo di Parma, lì era parte dell'Emilia Dinamica, Modena, Reggio, sono in prima impresa, andava in bicicletta e superava tutti gli altri, e puntualmente tutti pensavano che stesse morendo qualcuno in ospedale, che andava semplicemente in bicicletta. Quindi quello è un po' terribile. Poi d'improvviso questa scena è bellissima, quello che va pianissimo. Perché non si capisce come faccia ad andare così piano. Addirittura a Ferrara non esistono i bastoni, perché le persone anziane, quando non sono più in grado di stare sulla bicicletta, usano la bicicletta come il bastone, cioè vanno a piedi apportando la bicicletta, se non è con la spesa attaccata, cioè è la compagna di una vita, insomma, il pezzo è un allungamento del corpo, quindi. E in questa vita bianca poi ci sono prese almeno 2 biciclette, no? Sì, 2 o 3 biciclette. Ma anche molte di più adesso, perché non si buttano via naturalmente, quindi sì, muoiono le persone, ma non le biciclette, quindi restano le biciclette della generazione precedente. Quindi in questa vita così un po', poi ci sono dei guizzi di follia che sono fatto genetico. A questo punto di solito si racconta della canapa, coltivazioni di canapa, vedi tu, se vuoi approfondire meno. Ben prima della canapa indiana. No, è tutto naturale. Sì,
non è solo la pianura, insomma, non è solo la nebbia, c'è altro. Nebbia, per noi sembra, a Milano la nebbia si dice non c'è più, non è normale vivere, è capitato tutti noi, nella campagna, eccetera, vivere giornate intere non vedendo assolutamente niente. Teatro, andando a Milano, io quando ho fatto io, penso a storia, guidando la macchina per chilometri con la testa fuori dal finestrino perché è l'unico modo a seguire la mia bianca. E c'è il drammatico episodio che fa ridere, il drammatico, che sulla strada di Copparo due morirono perché tutti e due con la testa fuori dal finestrino, tutta la testa fuori dal finestrino. Vedi, questa è sempre un'altra storia inventata da, perché guardavano tutte e due la linea bianca andando a passo d'uomo e sbattendo la testa. Non c'è da dire. Aggiungo un'ultima cosa, secondo me la nebbia c'entra moltissimo, c'entra col fatto che quando si è piccoli, quando si è bambini, si sta molto tempo da soli, si sta molto tempo da soli a leggere, perché non è che si va in cortile a giocare, dove vai, c'è talmente tanta nebbia, un umido, un clima tale che non ti lasciano uscire a giocare per strada, quindi stai in casa, fuori dalla finestra non vedi niente, vivi mesi e mesi lesi ovattato, chiuso dentro a un muto, una cosa molto piacevole in realtà, soltanto che cosa fai? Leggi. Stiamo parlando della nostra generazione, perché adesso i bambini magari stanno in internet, insomma hanno altre distrazioni, però per la nostra generazione un'infanzia ferrarese sicuramente predisponeva alla super lettura e quindi a volte anche alla scrittura. È la cosa che manca adesso, perché i tempi, cioè noi conoscevamo la noia senza temere, ma adesso temo che la gran parte dei ragazzi di oggi non è nemmeno che teme la noia, non sa cos'è, perché come dire, la giornata è sempre piena di azioni e di velocità, mentre noi conoscevamo la lentezza, il vuoto, le due giornate passate pensando a cosa faccio, e naturalmente quello lo si riempiva con la lettura, anche con la fantasia, che era una cosa non senza leggere, ma insomma di creare, di immaginare. Adesso è tutto molto, non è detto che sia peggio, perché ogni generazione commette questo errore drammatico di immaginare che insomma è tutto peggiorato rispetto a quando si era giovani. In realtà non è così, diciamo che è molto cambiato, e oggi ci sono mille modi di accedere alle emozioni, mentre quindi sono opportunità in più che noi non avevamo. Oggi c'è la rete, per esempio, è un modo non soltanto di restare in contatto, è anche un modo di accedere a un modo di, non parlo di informazioni, di emozioni straordinarie. Io dico sempre che oggi questo con Roberto, YouTube è una miniera incredibile di talenti, di creatività, in cui naturalmente si pesca in mezzo a cose terribili. Ma se voi guardate nelle canzoni, basta digitare il nome di una canzone italiana e vedere che la canzone italiana è stata adattata da 100, 200, 300 persone con delle immagini o create o abbinate. Ce ne sono naturalmente di terribili, ma ci sono anche delle cose meravigliose, ovviamente film e immagini. Come dire, oggi sono tante di più le opzioni e noi ne avevamo molto di meno, quindi forse una parte della follia deriva da quelle ore passate cercando di riempirle quando la mente viene lasciata libera, viaggia davvero. Allora, il temibile momento delle domande, se ci sono, non sono obbligatorie, però se ci sono, se c'è un microfono. Faccio una domanda, però volevo, se mi permettete, aggiungere una cosa, perché il libro mi è piaciuto molto, e non solo per come hanno spiegato molto bene Roberto e Daria, per la storia, che di per sé è sicuramente straordinaria, le pagine che ha letto lei, molto bene. Cioè io credo che tutti qua poi scelgo e prenderanno il libro. Però io volevo sottolineare come è scritta, la scrittura vera e propria, perché io ho trovato un grandissimo passo avanti rispetto agli altri romanzi, ma soprattutto nelle descrizioni. Nelle descrizioni della gente, che tu la vedi, perché abbiamo questa varia umanità e Franceschini, scrittore, ci fa entrare nel romanzo, nelle scenografie,
descrivendo i posti minuziosamente, la gabbietta con l'uccellino che non c'è più, e perché non c'è più, l'acciottolato per terra, quindi la stanza, sono tutte descritte in un modo straordinario, come sono scritte in modo straordinario le persone, che anche quelle non importanti dal romanzo, quelle che passano per un attimo nella scena, hanno comunque, non so se i calzetti rossi, il cappello in testa, stanno mangiando un panino, cioè c'è, come dire, una descrizione che io vorrei dire una scrittura plastica, perché non può chi è il lettore non calarsi dentro quello che Franceschini scrive, e questo credo che sia un merito grandissimo. Mi permetti che quando io il capolavoro è a capito quanto. Quella posso dire, a proposito di fantasia, questa è diciamo violo la mia regola, perché anche questa è assolutamente vera. Mio nonno materno ha passato degli anni avendo di fianco una persona con cui è stato amico, stavano delle ore in silenzio, uno sotto fianco all'altro, poi improvvisamente lui diceva ad capetra a chi, e l'altro rispondeva occia su capetra, e poi tornavano a star zitti, bellissimo. Cioè, dopo un'ora di silenzio chiedeva hai capito tra chi, l'altro rispondeva osteria su capetra. È vero, assolutamente vero, che è dimostrazione che abbiamo qualche cosa di lineatico, di complicato. Allora ero un ragazzo nel giovane della BC, quindi giovane
come si può definire, moderati, eccetera, che soffrivamo con un'invidia terribile perché tutti i cantautori erano di sinistra, tutti gli intellettuali di sinistra, tutti gli scrittori di sinistra, e quindi uno non la sopportava questa cosa, quindi andavi a cercare lo scrittore cattolico e cerca, ne uscivano due o tre, tra cui Santucci, che è veramente un... andrebbe riletto anche perché è milanese, insomma, perché ecco, poi l'ho anche conosciuto, era una persona straordinaria. Quando l'ho conosciuto, come dire, avevo il mito dello scrittore, cioè, l'ho chiamato a presentare un libro a Ferrara, sono andato a prenderlo con una Diani alla stazione di Bologna, lui e la moglie, appena partita la stazione di Bologna la Diani si è fermata. E Santucci e la moglie sono dovuti scendere a spingerla e farla ripartire. Lì ho rovinato le mie possibilità. E non è partita, però loro avevano già una certa età e sono riusciti a faticare. Se volete, allora abbiamo diversi modi di chiudere. Uno è che Roberto Vecchioni dica qualcosa di alto, che è sempre bello. Un altro è che leggiamo un altro pezzetto, potresti leggere anche tu, Dario, che è sempre bello sentire la storia che legge. Ti va? Divertente, ma non avrei tu una cosa come leggere, se no tracci a pagina 25. Era frastornato. Per lei e per il vecchio, lui era ancora soltanto un notaio, incaricato di trovare gli eredi di un suppliente. Ma ormai erano alla fine del quaderno e avevano già ricostruito le storie di 29 maschi e 23 femmine, compresi 4 deceduti. Mancava il 53esimo nome, il suo. Sentiva il fiato grosso e la gola secca. Allungò la mano verso la brocca d'acqua che il vecchio aveva portato dalla camera da letto, ma gli uscì un gesto goffo e la rovesciò. «Attento! Quelli sono romanzi!» disse Vincente alzando il braccio. Spostò lentamente alcuni libri che occupavano il tavolo e ripeté: «Attento, Jacopo, che soltanto con gli anni ho capito che quando l'acqua bagna le pagine di un romanzo ne cambia inesorabilmente la trama». Troppo corta, bisogna anche dire che gli altri non sapevano ancora che lui era fedele, e questo si pensa al 53esimo sono io, e ora scopriranno che è fedele di Natale. Sì. Anche io mi aspettavo una lettura più lunga, però sarà l'accento per la resa di Franceschini. Il problema è che, a parte delle bellissime descrizioni che dava, quasi tutti gli episodi sono delle sorprese, quindi è impossibile leggere senza togliere, è veramente un libro pieno di sorprese, di evidenti cambi di situazione. È la canapa, io penso. Forse anche la canapa, la sabba lasciugo, o anche basta anche il vino per averlo, basta anche quello. Comunque, i nostri complimenti a... Dai, ve lo lasciamo per la firma copia. E grazie. Grazie. Grazie a voi.